Eccomi qua, dopo 15 giorni dedicati ai tournament, sono tornato a una giornata di relax a pesca per fare un po' di test su artificiali nuovi e per fare qualche video per il mio canale YouTube. Competizioni che fortunatamente sono andate veramente molto bene. Negli ultimi 15 giorni ho fatto due competizioni e ne ho vinte due. Quindi meglio di così non poteva andare. Sono contento perché queste due gare che ho fatto nel fiume Brenta e nel lago di Garda sono state due competizioni in cui non ho avuto modo di provare il campo gara in maniera costante come avrei voluto, però mi ha salvato la lettura dell'acqua, che è una cosa che io a cui credo molto nella pesca al bass, e quindi sono molto contento che questo fattore, questa caratteristica appunto di pesca mi ha permesso di primeggiare in queste due competizioni. La prima in Brenta è stata comunque decisamente difficile perché il pesce era decisamente in post frega, c'era acqua alta con molta corrente e freddo, quindi è una gara veramente molto ostica. Sono contento di aver trovato una zona del fiume dove c'erano una serie di pesci in Italia e di averli catturati praticamente tutti, quindi sono molto contento. Per quanto riguarda il Garda, praticamente stessa cosa, anche se nel Garda la difficoltà era più elevata perché la gara era di due giorni, quindi le gare di due giorni sono sempre quelle più difficili da affrontare perché devi avere pesci per due giorni, devi essere molto costante, e ce l'abbiamo fatta. Abbiamo trovato una zona dove c'era un pesce di taglia maggiore degli altri, abbiamo insistito e con qualche piccolo trucchetto siamo riusciti a tirarlo fuori. Quindi bene così. Non sono adesso al settimo cielo perché ho vinto due gare, come non ero abbattuto o triste quando arrivavo ultimo oppure avevo una brutta giornata. Le gare sono così, un giorno va bene, un giorno va male. Spesso bisogna essere molto preparati, avere molto tempo per andare a provare i campi gare e provarli con costanza, cosa che io non riesco sempre a fare, e questo mi dispiace perché comunque a me le competizioni in generale piacciono. Mi piace mettermi in competizione per molto con me stesso, in secondo luogo mi piace mettermi in competizione col pesce, e in terzo luogo mi piace mettermi in competizione anche con gli altri partecipanti, che ormai sono veramente molto bravi. Siamo arrivati a dei livelli in Italia straordinari e sono convinto che se riuscissimo a passare più tempo negli Stati Uniti o in Giappone ad esempio, in altri paesi dove ci sono competizioni in cui si vincono un sacco di soldi, noi saremmo lì a competere con i migliori. Vi parlo un po' dei tournament perché me ne avete chiesto veramente tanti. Per prima cosa, ragazzi, soprattutto i ragazzi giovani che vogliono cominciare adesso, vi dico che chiunque può partecipare a un tournament. Non è che bisogna essere qualcuno in particolare o membro di qualche associazione speciale. Basta iscriversi, quindi iscrivetevi a un tournament, decidete semplicemente qual è il vostro tournament migliore, quello più vicino a casa vostra, quello con le possibilità che avete. Potete farlo tranquillamente dal belly, potete farlo con la barca a motore elettrico, cioè solo a motore elettrico, oppure con le bass boat accessoriate come queste, in cui abbiamo sia motore a scoppio che motore elettrico. Scegliete semplicemente quella che è più vicino anche alle vostre disponibilità. In particolare sicuramente il belly boat è il primo inizio, quello che vi permetterà di cominciare ad avvicinarvi alle gare, perché il belly boat ha pochi costi e potete andare in compagnia ed è facile, e ci sono molte competizioni anche open vicino a casa vostra. Il trolling moto ha una mezza via, la bass boat con motore a scoppio diventa più impegnativo e magari ci arrivate un pochino più tardi. Come funzionano le gare? 8 ore di gara. In 8 ore dovete portare i 5 pesci più grossi che avete preso. Non conta prendere 100 pesci e poi portarne 5 grossi così, non conta portare i 5 pesci più grossi, quindi anche se voi avete preso 5 pesci in un giorno e l'altro ne ha presi 100, ma se i vostri 5 grossi sono più grossi dei suoi, la competizione è vostra, quindi 5 pesci più grossi, 8 ore di gara e semplicemente la voglia di competere con gli altri, di stare insieme agli altri, rispettarsi uno con l'altro e cercare di primeggiare prima di tutto per voi stessi. Questo è veramente molto importante, non bisogna essere troppo emozionati, come dicevo prima, quando si vince una gara, ma neanche abbattersi quando si arriva ultimi. La costanza porta risultati, crederci e cercare di provare il più possibile il campo gara, che è una cosa che io purtroppo non riesco a fare sempre perché ho i campi gara molto lontano da casa. Io abito a Parma e il primo campo gara più vicino che ho magari può essere Mantova, che ci do almeno a un'ora e mezza. Quindi concentratevi nei posti magari più vicino a casa vostra, dove avete meno spese, dove potete essere più competitivi, e insistete. E soprattutto iscrivetevi, provate, non mollate mai e cercate di entrare in questo mondo delle competizioni con la mentalità giusta, cioè quella di crescere e di confrontarsi con gli altri.